Io prima di tutto devo dire una cosa. Sono stato incaricato di leggere alcune pagine di questo libro e ho avuto una difficoltà tremenda, perché questo libro non si può leggere a spizzico e bocconi. È una cosa che va letta tutta ad un fiato. Io ci ho messo un bel po' di ore, ho sacrificato mezza nottata, però con grande gioia, perché è una cosa che scorre e ti riempie di emozioni e di sensazioni straordinarie. Quindi la difficoltà era proprio quella di scegliere alcuni brani, pochi perché non abbiamo tanto tempo e fa un freddo cane stasera, e quindi trascurare tutto il resto. Quindi scuserete se sarà troppo poco. L'inizio è l'incontro tra il padre del protagonista, che si chiama Tano, e Don Luigi Sturzo, fondatore della Democrazia Cristiana, che a quei tempi, cioè ai tempi della Prima Guerra Mondiale, era prosindaco di Caltagirone. Il padre di Tano va dal prosindaco per protestare perché è stato richiamato il figlio che è menomato. E noi altri, benedetto Dio, che avemo a chi spartire con Trento e Trieste? Me lo volete dire voi? Che ci trasemo noi altri con sta guerra? Don Luigi gli si era fatto incontro, premuroso come sempre, anche se con quell'aria un po' canzonatoria con la quale era solito accogliere gli amici lagnosi, mai contenti, quelli che hanno sempre qualcosa da recriminare, come Don Vito, appunto. Ma che questa volta si trattasse di ben altro, a Mastro Vito lo si leggeva in faccia, e Don Luigi adeguò modi e convenevoli. Lo lasciò dire, senza battere ciglio, senza dare segno di fastidio né di impazienza, a capochino, come se fosse ad ascoltare una confessione anziché una reprimenda. E alla fine, presolo sotto braccio perché sentisse che gli era vicino e disponibile come sempre, ci trasemo, rispose con un sospiro. Mentre le truppe del generale Franz von Rohr, comandante supremo del fronte carinziano, avevano avuto tutto il tempo di predisporre trincee e fortificazioni e di occupare le posizioni strategicamente più rilevanti, noi avevamo ostinatamente tenuto indifeso il confine per continuare ad accreditare una non belligeranza, anche quando tutta l'Europa sapeva già che con l'alleato austriaco avremmo fatto il voltafaccia. Insomma, per i nostri alpini, bersaglieri, finanzieri o quant'altro, mandati lassù all'ultimo momento in fretta e furia, niente sentieri, niente trincee, niente fortificazioni, tutto ancora da fare, con la conseguenza di un vero e proprio tiro al piccione da parte dei cecchini austro-ungarici, sistemati da tempo sul Freikofel, sul Koder, sul Palpiccolo e sul Palgrande, da dove sistematicamente partivano anche cannonate lunghe fino alle retrovie, in grado di scompigliare i rifornimenti e di mettere a dura prova la popolazione dell'alta valle del But. L'antica via Iulia Augusta, che da Aquileia portava ad Aguntum, la Liens di un tempo, risalita lentamente la valle del But, si impennava d'improvviso a Timau, l'antica Timaviensis, per raggiungere, tornante dopo tornante, il valico di confine. Una strada che, aperta nell'età augustea per permettere a Roma di mettere le mani sulle ricchezze minerarie del Norico, riuscirà a mantenere nei secoli l'antico tracciato, ma non la destinazione d'uso, percorsa come sarà da braccia di lavoro e da venditori ambulanti provenienti da tutta la Carnia, in particolare da Timau, non solo il paese più vicino al confine e quindi alle segherie, ai cantieri, alle piazze di Mauten e dei paesi circostanti, ma anche avvantaggiato da un lessico familiare bilingue, retaggio di un antichissimo insediamento di minatori carinziani opportunamente conservato nella consapevolezza di un destino di emigrazione. Ma all'arrivo dei radiosi giorni di maggio dell'entrata in guerra con l'Austria, a qualcuno del comando supremo, a digiuno di storia patria e di buon senso, non va giù che nell'abitato che si trova ai piedi degli obiettivi più importanti, dal passo di Montecroce Carnico a quest'alta, vi sia un'antica consuetudine con la popolazione d'oltre confine e si parli, oltre al friulano, anche una sorta di dialetto tedesco.
si paventa una possibile connivenza con il nemico e allora si impone agli abitanti di Timau e di Cleulis, Cives, Romani, fin dall'avanti Cristo, ma colpevoli di saper leggere e scrivere anche in tedesco, l'abbandono immediato delle proprie case e il trasferimento qualche chilometro più in giù negli edifici pubblici di Paluzza e di Treppo Carnico. Ciò che fa scandalo, in definitiva, è che due popolazioni confinanti possano vivere in pace, arrivando anche a spartirsi il vocabolario, e non invece, come scriverà puntigliosamente Don Floreano a Cadorna, che siano costrette dopo secoli a spararsi addosso. La farsa di una comunità che da una parte ha in prima linea i propri uomini migliori e dall'altra vede trasferite forzatamente altrove le proprie donne, i propri vecchi, i propri bambini, come gente di malaffare, dura comunque appena un mese. Poi arriva perentorio il controordine dal comando supremo. Tutti indietro, si torna a casa. È un ravvedimento dettato non tanto dal buon senso, quanto purtroppo dalla necessità, perché le cose sul fronte di Carnia non stanno andando come dovrebbero e c'è bisogno di tutti. Il generale Lequio sarà più esplicito qualche giorno più tardi con il sindaco di Paluzza, quasi brutale. A partire dalle frazioni di Timau e di Cleulis mi servono almeno 300 volontari per i rifornimenti alle truppe. O qui salta tutto e vi ritrovate con i crucchi dentro casa. Dalle retrovie di Timau, di Cleulis e di Paluzza bastavano poche ore di cammino per raggiungere le trincee in quota, ma salire era fortemente a rischio, con poche possibilità di difendersi da un nemico che aveva avuto tutto il tempo di sistemarsi nelle posizioni dominanti, mentre noi lo avevamo perso a fargli credere che non saremmo mai entrati in guerra. L'unica difesa possibile stava nel percorrere i sentieri meno battuti ed esposti, anche se più lunghi ed impervi, ma il presupposto era esserne a conoscenza, avere dimestichezza con i luoghi, cosa che non era ovviamente per la gran parte dei soldati spediti lassù. Troppi uomini sottratti alle trincee per adibirli a rifornimenti che risultavano sempre più precari ed inconsistenti. Il rischio, aveva detto il generale Lequio, era da un lato quello di non poter fronteggiare adeguatamente il nemico, dall'altro di non avere per l'inverno altro da tirargli che delle palle di neve. 300 volontari! Ma da dove li tiriamo fuori, porco mondo? Gli aveva risposto a muso duro il sindaco. Dall'ospizio? Dall'asilo? Visto che avete richiamato persino il 74 e state mandando sotto i ragazzi del 98. Aveva dimenticato le donne, mentre era proprio a loro che il generale Lequio aveva pensato. Abituate ad inerpicarsi sulle montagne più gerla in spalla, per raggiungere le malghe o per fare fino nei luoghi più impervi ed impensati, conoscevano ogni sentiero, ogni dirupo, ogni bosco. Chi meglio di loro poteva garantire il rifornimento di viveri, materiali, munizioni e medicine a trincee poste lassù a 2000 metri ed oltre? Già disposte all'obbedienza, per quell'antica consuetudine a rispondere sempre comandi quando le si chiamava, non serviva per inquadrarle che un numero di matricola, un bracciale con su scritto il reparto di appartenenza e qualche lira di compenso. Una e mezza a viaggio, per l'esattezza, cioè al giorno, perché il più delle volte si sarebbe trattato di 3-4 ore di cammino per la sola andata, con 50 chili nella gerla fra il fragore delle granate e di tappum del cecchino perennemente in agguato. A Sciulin, Morsolina, sembrò una bella notizia quella di poter essere pagata per fare ciò che aveva sempre fatto sin da piccola, salire fino a Marga Pramosio e a Marga Palgrande tenendo dietro a sua madre senza mai un lamento, mentre le amiche se ne stavano in paese a giocare con le bambole. Una lira e mezza a viaggio non era guadagno da poco, soprattutto pensando al corredo. E le sembrò anche giusto che si dovesse dare una mano a quei poveri ragazzi lassù in prima linea, che rischiavano di morire anche di fame se i rifornimenti a dorso di mulo continuavano a finire nel mirino del cecchino austriaco. Lo aveva detto anche Don Floreano, domenica, durante la messa, senza tanto porre girarci attorno, ma andando come al suo solito al sodo. La guerra non fa distinzione fra uomini e donne
e chiede che ognuno faccia la sua parte, soprattutto quando si tratta di alleviare i sacrifici e le sofferenze di chi, trovandosi in trincea, rischia di pagare il prezzo più alto. Ora dire che se nelle corsie degli ospedali ci sono le croce rossine, lungo i sentieri della carne ci saranno le portatrici, con lo stesso spirito di carità cristiana e con un po' di coraggio in più. Rotti gli indugi, una mattina di agosto, alle prime luci dell'alba, Xu Lin si era unita alle portatrici in partenza dal piazzale del comando Tappa di Tinao. Il bracciale rosso all'avambraccio sinistro, con su scritto stampigliate il numero di matricola e il reparto di appartenenza, quello dell'Oliva. Il fazzoletto in testa, annodato dietro la nuca, la giacchina di velluto, la gonna di canapone lunga fino ai piedi e ai piedi gli scarpezzi, quelli di ogni giorno ma rinforzati in punta. Sulle spalle la gerla, 40 kg di tutto, munizioni comprese. Dall'altro lato del piazzale, alla stessa ora, il bersagliere ciclista Tano Varrone, del 16° reggimento, risparmiato alla trincea e destinato a fare la staffetta portaordini nelle retrovie per disposizione venuta dall'alto in ragione di una modesta menomazione alla mano destra, come era scritto sul foglio matricolare, si apprestava per la prima volta ad inforcare la bicicletta per destinazione il comando territoriale di Paluzza. «Fimmene!» gli venne da dire, turbato ancora più che sorpreso da quel manipolo di donne cariche come lui. «Che ci trasero i fimmene con la guerra?» Quello tra Xu Lin e Tano non era certo l'unico amore nato tra una portatrice ed un giovane in armi lassù. Anzi, quelle in età e non ancora impegnate, un moroso se l'erano trovato più o meno tutte, soprattutto tra gli alpini che erano considerati di casa. Amori per poter sopravvivere da una parte e per poter credere ancora nella speranza dall'altra, come diceva Don Floreano. Istanti di tenerezza, rubati a ridosso delle trincee, tra lo scoppio di una granata ed una raffica di mitraglia. Lei aveva nella gerla la biancheria pulita, stirata e spidocchiata di lui, e lui nel tascapane un frutto, una pagnotta, una scatoletta conservati per lei dal suo rancio. «Mandi, tieni da conto, anche tu, mi raccomando». Si davano così l'appuntamento per l'indomani, spesso senza il suggello di un bacio che sarebbe stato fuori ordinanza. Poi lui riaffondava gli scarponi nel fango, nella trincea, tra uno squittio di topi, e lei prendeva la via del ritorno, talvolta a gerla vuota, facendo con i ferri la maglia perché il tempo non fosse perso, ma più spesso dividendo con le compagne il carico dolente di una barella. Tano torna in Sicilia in convalescenza. Al momento dei saluti con Tano, Xu Lin aveva finito col recitare la parte fino a sorprendere se stessa. «Di scrivere una lettera al giorno», l'andava rassicurando lui. «No, non perdere tempo a scrivermi, basta una cartolina giusto per farmi sapere che sei arrivato a casa. Anche perché io non avrei altrettanto tempo per risponderti e tu finiresti per pensare chissà che cosa, geloso come sei. E poi, visto come funzionano le poste, rischi di arrivare qui prima tu delle tue lettere. Ma passerà quasi più di un mese. Volerà non darti pensiero per me. Io sono contenta che tu possa riabbracciare i tuoi e passare con loro il Natale». Poi, al momento dell'ultimo abbraccio, il colpo di teatro, il coniglio tirato fuori dal cilindro. «Ah! A proposito del Natale, ecco, questo pacchettino è per tua madre». «Per mia madre?» «Sì, ma stai tranquillo, non è niente, è soltanto uno scialle di lana che ho fatto giusto in tempo a terminare». Tano era confuso, si era fatto persino rosso in viso. «È un pensiero molto bello il tuo», riuscì finalmente a dire. «Mia madre ne sarà contenta». Stava commuovendosi anche Xu Lin, ma non voleva farlo vedere. «Il regalo per te che stavo preparando è invece un maglione che però non ho fatto in tempo a finire. Vorrà dire che sarà pronto per il tuo rientro». Poi, sforzandosi di assumere un tono deciso, «Ma non credere», aggiunse, «di cavartela con un grazie. Voglio in cambio tante arance quante saranno i gomitoli di lana che avrò impiegato per farlo come, come dire, una sporta, insomma». «Arance? Arance, Tano, perché sono diventata grande senza sapere che sapore hanno». Lasciamo per il finale adesso.
come la nonna di mio papà Renato, solo che lei è nata 100 anni prima di me, nel 1901. È stata una delle prime portatrici e per questo vogliamo dedicare a lei questa serata. Buonasera, do il benvenuto a tutti a questa serata e ringrazio di cuore tutti coloro che hanno deciso di parteciparvi nonostante il clima non esattamente clemente e a tutti coloro che partecipano assiduamente alle nostre serate, nuovamente grazie. Il mio saluto e il mio ringraziamento va anche ai nostri ospiti che interverranno stasera a proposito delle tematiche storiche trattate e nell'ordine ve li presento. Abbiamo il dottor Arturo Pellizzon, presidente dell'Associazione Storia, abbiamo il professor Fulvio Salimbeni, docente di storia contemporanea presso l'Università di Udine e spesso presente come relatore alle nostre conferenze ed assiduo collaboratore. Inoltre saluto il dottor avvocato Cevolin, che oltre ad essere vicepresidente della stessa Associazione Storia è anche docente di diritto pubblico presso l'Università di Udine. È inoltre coordinatore dell'IMES Club di Pordenone, Udine e Venezia, che è una sezione, originariamente una sezione di storia che si occupava di geopolitica e relazioni internazionali, organizzatore di numerosi convegni, compreso un convegno recente sui temi della pace che ha trattato anche del tema della fucilazione dei quattro alpini di cui più volte abbiamo ricordato anche nel corso delle nostre serate con spettacoli teatrali ed interventi di carattere storico. Ringraziamo Cevolin per la sua partecipazione, anche perché è stato spesso nostro ospite e collabora sotto appunto l'amicizia che lega Carne in Movimento all'Associazione Storia, collabora con Carne in Movimento tutti gli anni per organizzare una serata di approfondimento storico e culturale. Abbiamo, come sappiamo, con noi Claudio Calandra, che oltre ad essere autore di Dos Vidania e Girasoli di Boria, un bellissimo libro che ho letto qualche tempo fa, è autore del libro che andiamo a presentare questa sera, di cui il nostro attore ha letto già alcuni brani, che è Bucce d'arancia sul fronte di Nord-Est, è edito in una bella appunto edizione della Falzea, che vi consiglio vivamente. Mi è stato chiesto di introdurre questa serata e leggendo questo libro, che ho trovato molto interessante, soprattutto per l'attitudine all'ascolto delle realtà storiche che ne trapela e l'attenzione per la documentazione, ho trovato un brevissimo passo. Scusate. Devi spostarti, però sennò. Che ha revocato in me dei ricordi estremamente vividi. Il posto è questo: il muretto tutto intorno al piazzale sembrava fatto apposta per appoggiarvi la schiena e la gerla, restando in piedi, pronti alla partenza. Ma non bastava per tutte, e allora c'era chi si rassegnava a sopportare il peso. Leggendo questo brano mi è tornata alla mente la mia esperienza in Africa ed il ricordo di due ragazze, due portatrici, esattamente come le nostre portatrici carniche, che sulla cosiddetta collina di Entoto, in Etiopia vengono chiamate colline delle montagne che sono alte 3.000 metri, si arrampicavano per delle salite
impervie con carichi di 60-70 kg di fascine di legna per far da ardere sulle spalle. Queste ragazze, ho un ricordo di queste due ragazze sedute per l'appunto sul muretto, sul ciglio della strada, queste sono alcune foto che ho scattato, appunto queste sono le loro montagne. Queste due ragazze sedute sul ciglio della strada avevano circa 16-17 anni, esattamente come Chulin, come la protagonista del nostro romanzo. E quando sono passata mi hanno rivolto un cenno di saluto ed un sorriso, mentre una cercava, tirando in avanti l'altra, di farla alzare, nonostante il peso, mentre si inerpicavano per questa salita che metteva in difficoltà le stesse automobili, ben poche, da quelle parti. E passando ho un ricordo molto vivido della persona che era con me, che mi ha detto: guarda, queste ragazze non arrivano mai ai 30 anni. Quindi volevo rendervi partecipe di quella che è la realtà di persone che vivono ancora quella che noi oramai consideriamo storia. E parlando appunto magari di storie invece più vicine a noi, come quelle che vogliamo trattare stasera, vi mostro l'attestazione a nome della mia bisnonna, secondo la quale il comune di Paluzza, terra delle eroiche portatrici carniche, nel ricordo dei combattenti della guerra mondiale del 15-18, testimoni silenziosi di spirito di sacrificio e di amor di patria, conferisce la cittadinanza onoraria alla signora Ortis Caterina, che viene nominata cavaliere di Vittorio Veneto. Quindi torno alla mia famiglia e a legami di molto, molto più stretti rispetto a quanto posso aver visto in giro per il mondo. Quindi ringrazio nuovamente i nostri ospiti, do loro la parola. Vorrei ringraziare anche il nostro attore, che oltre a leggere Giuseppe Zandonà, che oltre a leggere i passi di stasera, ci presenterà sabato prossimo una commedia intitolata Entra nell'armadio a Ferragosto, che chiuderà il ciclo delle serate culturali di Carni in Movimento, anche se è in programma per l'inizio di settembre la presentazione del nuovo album di Lino Straulino. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Sono Guglielmo Cevolin, sono docente di diritto all'Università di Udine e di diritto pubblico all'Università di Udine e all'Università di Bologna, ma sono qui questa sera semplicemente come amico di Garibaldi per dargli una mano a organizzare questa serata, anche se non ne avrebbe bisogno perché è bravissimo, solo per testimoniare la mia amicizia e per stargli vicino. E questa sera ho coinvolto degli altri amici, e oltre al professor Salimbeni anche il mio amico d'infanzia Arturo Pellizzon, col quale abbiamo fondato Historia, e Historia, come avete sentito, cerca di diffondere la cultura nel Friuli, ma soprattutto ha molto a cuore le tematiche che vengono proposte qui da Renato Garibaldi, e quindi siamo subito qui presenti per cercare di passare con voi questa serata. Siamo veramente contenti di poter contribuire a presentare il volume di Calandra, che è veramente un bellissimo volume, ha già avuto una recensione molto prestigiosa dal professor Turello, che questa sera, come sapete, non può essere della partita. Peccato, perché il suo commento letterario sarebbe stato veramente di altissimo livello. Sapete che è uno dei critici letterari del Messaggero Veneto, dei più bravi critici letterari che abbiamo qui in Friuli. E quindi partiamo subito con la prima relazione, e ecco, vi chiedo scusa, e chiedo scusa anche ai relatori, il mio ruolo un po' è quello di castigamatti, di,
quello che deve fare un po' rispettare gli orari, e quindi ecco, cercherò come posso di far rispettare un po' questi orari per organizzare, diciamo, per proseguire un po', per dare un minimo di ordine a questa serata, che comunque gode dello spirito di entusiasmo di Garibaldi, e quindi sicuramente una serata libera e di notevole livello. Buonasera, e subito la parola al professor Salimbeni, che prendendo spunto dal romanzo di Calandra ci esporrà un po' tutti i... cercherà di esporci tutti, perché sai, è difficile proprio di esporli tutti, gli argomenti di carattere storico che sono suggeriti dal romanzo, e sono tantissimi. E dall'altro lato anche farà un collegamento, che è un po' uno dei motivi anche del romanzo, tra nord e sud. La parola al professor Salimbeni. Grazie. Da tempo ormai la ricerca storiografica, non solo contemporaneistica, ha scoperto l'importanza anche della letteratura come fonte, documento e testimonianza preziosa per capire il vissuto quotidiano e tanti aspetti della storia sociale o della società. Il romanzo che presentiamo questa sera direi che è la migliore testimonianza della bontà di questa prospettiva metodologica di ricerca. Se dovessi suggerire ai miei studenti un libro per capire la Grande Guerra in tutti i suoi aspetti, non quelli che erano privilegiati un tempo, la storia delle 12 battaglie dell'Isonzo, degli stati maggiori, della grande strategia dei comandi supremi, ma quello che è stata concretamente la guerra, giorno dopo giorno, nelle trincee, nelle retrovie, sul fronte militare come sul fronte interno, raccomanderei veramente loro questo libro. Sottoscrivo in pieno il giudizio di chi ha introdotto la serata con la lettura di alcuni passi scelti, perché è un libro che una volta incominciato non si può mollare, lo si deve leggere fino alla fine. Io non sono un critico letterario, non intendo rubare certo il mestiere a Mario Turello, ma da dilettante, da questo punto di vista, posso dire che è un romanzo scritto con molto garbo, con molta chiarezza, che ti prende appunto dall'inizio alla fine, e che sa anche delineare e descrivere molto bene i caratteri. Ma questo romanzo è molto opportuno non solo perché esce in un anno nel quale, come ben sapete, si celebra il 90° anniversario della conclusione della guerra, di quella che è passata alla storia come la Grande Guerra, perché era un qualche cosa di assolutamente nuovo e inaudito. Nessuna guerra era durata quasi 5 anni, nessuna guerra aveva mobilitato milioni di uomini fino a quel momento, nessuna guerra aveva coinvolto anche le popolazioni civili, almeno in quella misura. È vero, c'era stata la guerra civile americana 1861-1865, distruzioni inenarrabili, centinaia di migliaia di morti, regioni intere messe a ferro e fuoco, ma quella si credeva fosse la realtà di un popolo giovane e barbaro dall'altra parte dell'Atlantico, dal quale l'Europa non aveva nulla da imparare. E quindi, in base al preconcetto che l'Europa è soprattutto e che l'Europa è la storia, la guerra e il conflitto dal 14 al 18 è passato appunto alla storia come la Grande Guerra per eccellenza. Quindi il romanzo, dicevo, esce opportunamente in un momento di celebrazioni, in autunno a Udine, e tra Trento, Gorizia e Trieste si svolgeranno alcuni grandi convegni internazionali su questi temi, ma il romanzo esce molto opportuno, anche se certo l'autore, quando l'ha scritto e pubblicato, questo non lo poteva immaginare, in un momento nel quale la politica improvvisamente sta scoprendo
tutto un discorso di contrapposizioni nord e sud, sta facendo in ambito regionale discorsi veramente incredibili su quote regionali e su barriere rispetto al mondo meridionale. E allora leggere un libro che è intessuto sul rapporto tra la giovane portatrice carnica e un soldato siciliano, e non è un caso unico, inventato, ce ne sono stati tantissimi. Pensiamo alle brigate, ai reggimenti di sardi, di calabresi, di pugliesi, siciliani, che non sapevano nulla né di Trento né di Trieste, pensavano che Trento e Trieste fossero unite da un mitico ponte, e anche nel romanzo c'è una battuta del genere, eppure sono venuti a combattere in Carnia, in Trentino, sull'Isonzo, e sono morti a decine di migliaia perché questo la patria per loro chiedeva. Ebbene, un romanzo come questo allora è un'operazione anche di grande civiltà e di grande valore etico-politico, prima ancora che storico, e ci fa ricordare delle cose che troppi vorrebbero far dimenticare in nome di assurdi micro-nazionalismi. E non è un caso che il romanzo si apra in un certo senso, e direi che è stata opportunissima la scelta di chi ha letto alcune parti, proprio con il dialogo tra il padre del protagonista e Don Sturzo. Questo grande sacerdote siciliano, fondatore del Partito Popolare, in esilio per 20 anni per il suo intransigente antifascismo, una delle più grandi figure della cultura politica e civile italiana. Lui appunto siciliano, ma che ha sempre avuto un fortissimo senso non solo della sua piccola patria, la Sicilia, ma anche della maggiore e più grande patria nella quale la sua si riassumeva e si riassorbiva. E i discorsi, le osservazioni di Don Sturzo, non solo all'inizio ma poi anche in altre parti del romanzo, sottolineano più e più volte appunto l'importanza di sentirsi, di là dall'essere siciliani, friulani, sardi, piemontesi, quello che si vuole, essere italiani per questa grande madre Italia per la quale bisogna sacrificarsi e impegnarsi. E questo è il primo messaggio, e secondo me non certo il meno importante, che emerge dal libro. Secondo elemento, che in un certo senso fa anche da tramite, se vogliamo, apparentemente più disimpegnato tra nord e sud, ma che aiuta a capire immediatamente anche quella che era la realtà di un secolo fa, anche meno, 90 anni fa, è quel riferimento che c'è nel titolo a, appunto alle arance sul fronte di nord-est. Oggi per noi trovare le arance, il kiwi, la frutta esotica sulla nostra tavola è qualcosa di assolutamente normale e scontato, quasi ci meravigliamo se non la troviamo. Ebbene, io ricordo di aver letto un libro di una scrittrice polacca, Kazimiera Alberti, che aveva sposato un calabrese negli anni 30 del Novecento, la quale raccontava che la prima volta che è tornata in patria e ha portato a Varsavia le arance alla sua famiglia, l'hanno guardata con occhi sbarrati perché nessuno aveva mai visto un'arancia. Era qualcosa di assolutamente inimmaginabile, e tanto più figurarsi se questo accadeva nella capitale della Polonia, in uno sperduto paesino della Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Allora anche questo è un tocco, se volete, da niente, ma che aiuta a capire come e quanto le cose sono cambiate da allora, come un pugno di arance poteva rappresentare qualcosa di nuovo, di assolutamente inimmaginabile per una ragazzina carnica abituata a mangiare polenta e formaggio, e la cui dieta certamente non era variata come quella di oggi, dove noi mangiamo prosciutti, salami e tante altre cose, carne ogni giorno sulle nostre tavole. Quindi il romanzo diventa, da questo punto di vista, anche una testimonianza del costume, della vita quotidiana della popolazione di allora, e di come è cambiato
Oggi la storia la si fa anche studiando, per esempio, le diete, i consumi, la cucina. Ci sono libri degnissimi di storia dedicati proprio ai problemi dell'alimentazione nel tempo. Bene, il romanzo riesce perfino a darci informazioni su questo. E per quanto riguarda poi la guerra, direi che nel libro c'è tutto. Ci sono i riferimenti ai combattimenti, qui in Carnia, ma anche, siccome il padre di Xiulin è stato richiamato e mandato a combattere sul Carso, nella zona del Goriziano, sul Monte San Michele, si parla anche delle battaglie appunto sul fronte dell'Isonzo. Quindi la guerra compare in tutti quelli che sono i fronti principali. Secondo elemento, il romanzo, proprio parlando della tragica esperienza militare del padre della protagonista, ricorda gli attacchi con i gas asfissianti austriaci proprio sul monte San Michele, che colpiranno anche appunto il padre di Xiulin, che poi in seguito alle conseguenze dell'intossicazione, perché lui era riuscito ad accorgersi in tempo del pericolo e in qualche misura a proteggersi, quindi non era morto sul colpo, ma era stato portato in ospedale, poi lì sarebbe morto dopo un lungo periodo di cure inutili. Si parla quindi anche di questo nuovo aspetto della guerra, la guerra tecnologica, la guerra chimica, la guerra che aveva già fatto le sue prime prove in Belgio, a Ypres, dove i tedeschi avevano usato per la prima volta gli armamenti a gas, donde poi il nome di Iprite per il gas utilizzato per gli armamenti chimici, arma che rapidamente si diffonderà su tutti i fronti e verrà utilizzata da tutti gli eserciti. Nel 1918 l'artiglieria tedesca sul fronte francese, per ogni proiettile normale, aveva a disposizione un proiettile con la croce blu, che era quella che identificava appunto i proiettili a gas. Quindi il gas era l'arma utilizzata ormai da tutti, arma talmente orribile e devastante che poi verrà messa al bando dopo la prima guerra mondiale. Però, attenzione, messa al bando per l'Europa civile, per i barbari, ovviamente le armi chimiche potevano benissimo essere usate. Le avrebbero usate gli inglesi nel 1920 per reprimere la rivolta in Iraq contro la loro dominazione coloniale, le avrebbero usate gli italiani in Etiopia nel 1935-1936, ma notoriamente appunto tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più uguali o altri meno uguali degli altri, quindi gli iracheni e gli abissini potevano tranquillamente beccarsi le armi a gas. Oltre a questo, il libro rappresenta molto bene quello che è l'aspetto nuovo della guerra, il fatto di essere una guerra totale, una guerra che non coinvolge soltanto i soldati al fronte, ma anche la popolazione civile. Ci sono le portatrici che appunto devono sostituire gli uomini che sono tutti al fronte. Le guerre di una volta non avrebbero richiesto un simile coinvolgimento perché duravano pochi mesi, generalmente erano mobilitate poche classi, ma qui, come avete sentito, la mobilitazione è ormai totale, si richiamano uomini addirittura del 74, cioè persone che avevano più di 40 anni, mentre generalmente sotto le armi stavano i ventenni o tutt'al più i trentenni. Quindi le donne vengono mobilitate e utilizzate addirittura nelle retrovie a portare munizioni e viveri. Ma questo è solo uno degli aspetti, perché la donna viene mobilitata e coinvolta nelle fabbriche a sostituire gli uomini che sono stati richiamati e spediti a combattere al fronte, oppure in altri servizi sussidiari, sempre per sostituire l'uomo. E questo servirà tra l'altro a dare una maggior coscienza dei propri diritti alle donne. Non è un caso che dopo la prima guerra mondiale l'Inghilterra darà il voto alle donne,
e in Italia proprio il Partito Popolare di Don Sturzo aveva preparato una proposta di legge per estendere il suffragio universale maschile anche alle donne. Poi il fascismo arriverà al potere e ovviamente di voto alle donne non si parlerà, come non si parlerà praticamente più di voto per nessuno, se non quando si viene convocati per i plebisciti e cose del genere. Quindi il romanzo apre uno spaccato proprio anche sulla condizione femminile, la descrizione della famiglia carnica, di quella che era la vita delle donne, le donne sottomesse all'uomo, ma che poi in realtà finivano con l'essere all'interno delle mura domestiche le vere signore e padrone che decidevano e prendevano tutte le decisioni più importanti. Uno dei passi letti prima ricordava, per esempio, a proposito della popolazione civile, i rapporti pacifici che c'erano da sempre, si può dire, tra gli italiani e gli austriaci dall'una e dall'altra parte del confine, e il fatto che tanti italiani andavano come migranti stagionali oltre il confine. Dopo tutto, fino al 15 l'Italia, l'Austria, l'Ungheria e la Germania erano alleate nella triplice alleanza, e andavano regolarmente a lavorare di là. Quando scoppierà la guerra saranno a decine di migliaia, se non vogliamo dire centinaia di migliaia, friulani, veneti, che dall'impero dovranno ritornare in patria, perché appunto non potevano più rimanere data la situazione di crescente tensione. Quindi il romanzo serve anche a capire quella che era la vita economica e sociale della Carnia, il fenomeno della emigrazione, della durezza delle condizioni di vita della popolazione locale. Non è che il romanzo sia infarcito di trattazioni di carattere sociologico e economico. Questo emerge chiaramente dai dialoghi, dalle conversazioni, dai rapidi scorci di descrizione ambientale o riferimenti, appunto, come quello del parroco nella lettera a Cadorna, in cui ricorda come queste popolazioni per tanto tempo erano convissute pacificamente e come gli italiani, i carnici, andavano tranquillamente a lavorare dall'altra parte del confine. E il tutto emerge, e questo direi uno dei pregi maggiori del libro, emerge nella maniera più naturale e più spontanea. Allora vedete che si parla della guerra, ma si parla della popolazione civile, si parla della condizione della donna, si parla dell'emigrazione. Direi che non c'è tema della storia economica e sociale che non venga opportunamente ricordato, inserito nella trama complessiva del romanzo, che in realtà di romanzo ha molto poco. Certo, la storia d'amore tra la Sciulin e Tano, ma in realtà è più che altro una storia narrata in forma appunto romanzata, ma la sostanza è la storia, come diceva Manzoni. E se è consentito un paragone, un modello simile a questo al quale posso richiamarmi è quello dei grandi romanzi di Tomizza. Penso alla Miglior vita in particolare, che si svolge in un paesino dell'Istria tra fine 800 e metà 900, fino alla fine della seconda guerra mondiale, che è tutto tessuto, tramato su documenti storici, i registri parrocchiali, le relazioni dei parroci e le memorie di un sagrestano, e attraverso queste viene ricostruita la vita di questa piccola comunità che viene travolta dalla prima, dalla seconda guerra mondiale, dagli opposti nazionalismi, dal fascismo e dal comunismo. Lo stesso accade qui, su un arco di tempo più ristretto, tra il 15 e il 16, ma rende veramente il senso totale di questa tragica e traumatica esperienza che è stata definita il suicidio della civiltà europea. E poiché ho fatto un accenno al ruolo dei preti, ho ricordato il passo appunto in cui si parlava della lettera del parroco a Cadorna, bene, si può ricordare ancora effettivamente che anche i parroci, il clero,
hanno avuto un ruolo assolutamente fondamentale durante la guerra. Negli ultimi tempi sono usciti parecchi libri dedicati al ruolo del clero, penso all'amico editore Paolo Gasperi di Udine, che ha pubblicato diari e memorie di questi parroci, o libri di studio sul ruolo dei parroci. Ebbene, il libro, attraverso la figura del parroco, ricordata in più e più posti, ricostruisce molto bene quello che è stato il ruolo della Chiesa, quindi non solo dei grandi personaggi come Don Luigi Sturzo, ma anche del clero minore. E c'è proprio nel finale, quando la sorella minore di Tano, che è morto durante la guerra, sale in Carnia per portare un fiore sulla tomba del fratello e per conoscere, spera di poter conoscere il nipotino, perché prima di morire appunto Tano ha lasciato appunto... Mi è stato proibito di leggerla, avevo scelto anch'io quel brano. Ma mi chiedo scusa, giusto, ma vabbè, mi dispiace, ma io non volevo dire questo, volevo riferirmi al fatto che quando la sorella viene in Carnia si incontra col parroco e il parroco ricorda il diverso atteggiamento dei vescovi e del clero. Il clero rimane al suo posto ad assistere e aiutare la popolazione, mentre il vescovo, che sapeva fare i grandi discorsi patriottici, fugge da Udine con i friulani al sicuro oltre il Piave. E anche questo è un'osservazione importantissima, che mette in luce tutte le contraddizioni della Chiesa tra i vertici e la base, e il vero eroismo di tanto clero minore. E laddove si parla appunto dell'assistenza alle ragazze madri, ai bambini orfani, eccetera, è possibile cogliere anche riferimento a un'altra grande figura di sacerdote che verrà ricordata tra poco a Pordenone, Don Celso Costantini, che era stato ad Aquileia durante la guerra, in ottimi rapporti poi con lo Stato Maggiore, che dopo la guerra avrebbe fondato un'opera proprio per l'assistenza ai figli della guerra, ai figli di nessuno. E allora ecco che un romanzo come questo, in neanche 200 pagine, riesce a fornire veramente una lettura a tutto campo di quello che è stata la guerra, di questi amori semplici, spontanei e naturali tra ragazzi travolti da vicende superiori a loro, ed è anche un'esaltazione appunto dell'unità d'Italia attraverso l'amore di due modesti ragazzi.